E buongiorno mondo, stiamo per partire dalla Scala dei Turchi. Abbiamo già sistemato tutto il camper, adesso andiamo a fare carico e scarico appena ci aprono la porta e si parte in direzione Ragusa. Bene, siamo in strada in direzione Ragusa. Dalla Scala dei Turchi a Ragusa sono circa 145 km. Il navigatore di Google ci dava 2 ore e 40 di tempo, perché da qui a Ragusa sono tutte strade provinciali o statali, quindi si va piano, 50-70 all'ora, e col puffo ce ne metteremo anche 3 di ore. In più faremo magari una sosta per pranzare. La giornata è stupenda, ci fosse stata una giornata ieri così alla Valle dei Templi saremmo morti veramente. Andiamo a vedere com'è Ragusa. Piccola sosta a Gela al supermercato per comprarci qualcosa per il pranzo, qualcosa di fresco, per una bella caprese, mozzarella, pomodoro e un po' di frutta. Mini spesa fatta, adesso ci spostiamo giusto giusto di 100 metri per metterci sotto a dei pini al fresco a mangiarci la nostra caprese. Giusto per farvi vedere che anche noi ogni tanto mangiamo un po' sano e fresco. Simo. E buon appetito a tutti. Va bene, salutisti, ma il dolcino non ce lo facciamo mai mancare, eh? Un buon crème caramel da supermercato. 50 centesimi. Però anche Ragusa l'abbiamo conquistata, abbiamo appena parcheggiato il camper proprio dietro la questura, così siamo super tranquilli che nessuno, speriamo, ce lo tocchi. E da qui dovrebbero essere più o meno 2 km per andare alla Ibla, ovvero Ragusa Vecchia, e 1,7 km al centro. Stiamo vedendo come raggiungerlo, se a piedi, perché ci hanno detto che c'è un pezzo di strada non bella per la Ibla, ma per il centro invece si può fare tranquillamente un 20 minuti di camminata a piedi. E niente, volevamo andare prima alla Ibla, quindi stiamo valutando, ovviamente prendendoci un caffè. A dopo. Per una volta finalmente siamo stati fortunati. Stavamo andando verso il centro di Ragusa per visitarlo e da lì poi spostarci alla Ibla, ovvero la città vecchia di Ragusa, ma arrivati a Piazza del Popolo ci siamo imbattuti nella navetta gratuita che porta proprio ai giardini Iblei all'inizio della Ibla, anzi alla fine, vedendo arrivando da Ragusa. Quindi mi raccomando ragazzi, se venite a Ragusa sappiate che ogni 22 minuti c'è una navetta gratuita che porta verso la Ibla e viceversa. Quindi bravi, bravi ragusani. E adesso siamo qui appunto nei giardini Iblei. La Simo è là in fondo che sta telefonando al suo bocia. E tra poco partiamo con la visita della Ibla. A dopo. Quella di San Giacomo Apostolo e quella di Sant'Agata dei Cappuccini. Sant'Agata l'abbiamo già vista e San Giacomo ce lo siamo perso. E questo qua davanti.
Simo è molto triste perché siamo arrivati qui davanti Cinabro Carrettieri, che è un artigiano di quelli che fa ancora i carretti siciliani a mano. Lei voleva visitarlo, ma l'ultima visita era alle 4 e adesso sono le 5 e quasi le 6, quindi questa volta niente, prossima vita. Anche di qua forse si può scendere. Mannaggia, mannaggia, c'era un sole splendente e adesso ha cominciato a piovere, ovviamente nell'unico punto dove non ci sono bar, non c'è niente, siamo proprio nei vicoletti. Stavamo passeggiando per i vicoletti della Ibla e ha cominciato a piovere, ma non credo che smetta molto in fretta. Speriamo di trovare un baretto più avanti, così ci fermiamo a prenderci un caffè, una granita, non lo so, ma almeno ci ripariamo, perché furbi furbi non siamo stati, abbiamo keyway sul camper e non li abbiamo presi. Guardate qua, siamo stati furbi? Sì, mica tanto. Stiamo abbandonando l'idea di raggiungere il centro di Ragusa a piedi qui dalla Ibla, ma solo perché sta piovendo e quindi stiamo tornando indietro e sfrutteremo un'altra volta la navetta che ci riporta a Ragusa, ma solo perché piove e per salire a Ragusa da qui dovrebbe essere tutta una rampa o di scale o di salite, non lo so, comunque abbiamo abbandonato, giusto? Giusto. Siamo davvero fortunatissimi, qui piove, lì c'è il sole e noi siamo senza keyway, come vi dicevo prima, mannaggia noi e la testa che abbiamo, ce li abbiamo lì, però davvero non avremmo mai pensato che avrebbe piovuto così. Mannaggia, si va, siamo zuppi. Il mio amico Ferruccio Fei sarà fiero di me perché ovviamente abbiamo fatto una sosta birra artigianale siciliana e lei come al solito si arrabbia perché la faccio aspettare perché devo fare video, ma Ferruccio, cosa ne pensi di questa birra? Una e due, salute. Le birre artigianali molto molto buone, ma essendo nel centro della Ibra alla fine se le sono fatte pagare 8 euro l'una e tutto il nostro budget di oggi è caracollato. Adesso siamo qui alla fermata della navetta che abbiamo appena visto passare, quindi sta per tornare a prenderci e torniamo indietro. Mi sa che il centro di Ragusa lo vediamo domattina, non sappiamo ancora, dobbiamo decidere. Inizia a far freschino, per essere giugno fa freschino, è assurdo. Ha piovuto però ha smesso, ovviamente ha piovuto nell'unico momento dove noi eravamo dispersi nel nulla della Ibla, come al solito, fortuna zero. Si torna, a dopo. One eternity later. Siamo stati tristemente abbandonati dalla navetta gratuita. Siamo qui da 40 minuti e non è ancora passata, o meglio, ne sono passati due a salire che non si sono fermate. Abbiamo scritto anche all'ufficio informazioni di Ragusa Ibla e ci hanno detto che il posto è giusto, siamo nella fermata giusta e gli sembra strano che non si siano fermate. Torna giù da là, non sono più tornate, quindi adesso non sappiamo cosa fare. Sono quasi le 9 e boh, mi sa che o ci tocca camminare e da qui sono 45 minuti fino al camper, o proviamo ad aspettare ancora un po'. Mannaggia, fortunati fino a un certo punto oggi. More moments later. Una volta appurato che la navetta non sarebbe mai passata, perché dopo un'ora e 10 di aspettarla sarebbe dovuto passare ogni 11 minuti e non è passata neanche una, abbiamo optato per prendere
il classico pullman di linea che va come un matto a 1,50 euro a testa, ma almeno siamo sicuri che torniamo giù, perché sono già le 9:10 passate, dobbiamo ancora mangiare e quindi va bene così. Perciò un'altra giornata di culo, prenderla all'andata ma al ritorno sono sparite tutte, come vi dicevamo. Anche la ragazza dell'ufficio informazioni ha detto che non sa da cosa sia dovuto questo disservizio, secondo lei sarebbero dovute passare come da tabellario ogni 11 minuti. E vabbè, pazienza, si va col pullman come i matti. Vorrei tranquillizzarvi tutti, nonostante la guida folle dell'autista del pullman, siamo arrivati al nostro camper. Forse non si vede, tutto buio. La Simo non parla ancora, è ancora traumatizzata. Eccolo qua il pullman.